Anzi, non senti, stanno sparando. È scoppiata la rivoluzione. Guarda cosa distribuiscono per le strade. Il popolo è in miseria. Non c'è da mangiare. I prezzi, il re, l'aristocrazia. Abbasso il re! Vogliamo la Repubblica! Abbasso il re! Libertà! Uguaglianza! Fraternità! Abbasso l'aristocrazia! Vogliamo la morte dell'aristocrazia! Morte all'aristocrazia! Non vogliamo morire di fame! Vogliamo la Repubblica! Componendo una sinfonia sulla rivoluzione, una sinfonia rivoluzionaria. Il cannone. È stato proprio il cannone a farlo guarire. L'insoddisfazione. Il terrore. La libertà. Siamo nel 1830. I tre giorni trionfanti della rivoluzione di luglio sono appena passati. La personalità del giovane Liszt si sta arricchendo di nuove esperienze. Il nuovo in forme nuove è la bandiera dei giovani artisti, soprattutto dei letterati. E come potrebbe non aderire il geniale musicista? Le nuove amicizie aprono nuovi orizzonti allo sviluppo della sua creatività. Trovate, caro Igor? Mi dispiace, non posso dare un giudizio. Manco totalmente di sensibilità musicale. Riconosco la Marsigliese dal fatto che la gente si alza in piedi. Siete stato straordinario. Congratulazioni. Grazie. Sembra una cocotte. Io credo che non sopravviverebbe se saltasse fuori qualcuno più alla moda di lui. Balzac, ma voi siete invidioso. Sei un missè ad accusarmi. Non provo nemmeno a negarlo. Meraviglioso, François. Oh, molte grazie. Mi dispiace, caro François, ma per me la musica è un'arte invecchiata. Mi potete dire quello che volete, Victor. Io vi ammiro lo stesso. Mio caro. Sorta è la luna come un'ostia nel cielo, sui pini, sui salici, sulle aquile selvagge, sui lupi è scesa una magia profonda. Splende l'orizzonte e l'ombra cade su tutta la terra. Prostrati, ho detto, è Dio stesso a dire messa. E questa è l'elevazione. Vi amo per questo, Ivo, perché mi avete insegnato che la religione non è nelle chiese ma nella natura. È dalla rivoluzione che non mi avvicino a un confessionale. Però dobbiamo riconoscere che il cristianesimo ci ha insegnato molte cose. Oh, sì, la bellezza del laido, l'unione del sublime e del grottesco, siamo d'accordo. Dobbiamo unire tutto, la cosa più nobile con la cosa più volgare, la cosa più allegra con la cosa più triste. Voi lo esprimete nella letteratura e io nella musica. Ecco il signor Habeneck, disposto a presentare tutte le sinfonie di Beethoven senza cambiare una sola nota, vero?
Lo sappiamo quanto è abitudinario il pubblico parigino, ma che cosa importa? Adesso è ora che imparino. Cambiare Beethoven è davvero un peccato, ogni sua nota è sacra. Quindi, viva l'autenticità! Secondo me, suonare tutte le sinfonie di Beethoven qui a Parigi, dove nel conservatorio il signor Cherubini afferma che fanno venire l'orticaria, è un'impresa pazzesca. Se al signor Cherubini viene l'orticaria per Beethoven, stiamo sicuri allora che gli verrà almeno il morbillo per l'opera che dirigerò domani. Il suo autore è un giovane, Hector Berlioz. Alla vostra salute, caro Hugo. Forse non lo sapete, ma io detesto la musica. Ah, scusate. Allora alla vostra salute, caro Liszt. Grazie. Arrivo. Ecco, arrivo. Sto aprendo. Signor Berlioz, siete un genio, un vero genio. Sì, vi ringrazio, ma chi siete? Sono Ferenc Liszt, non vi spiace farmi entrare? No. Voi siete un genio. Questa sinfonia è molto bella, semplicemente meravigliosa. È miracoloso come tornano i motivi di fondo in ogni sua parte. Mai sentito prima. Sì, ecco. È questo che chiamo idee fix. Ascoltate. Come entra e si fonde nei più svariati mondi emotivi ed espressivi. Signore, signore, questa è la musica del futuro. Anche se domani sera al conservatorio la vostra opera sarà fischiata dai vecchi bacucchi. Con Cherubini in testa. Cherubini, spero che stasera verrete a sentire l'opera più recente di Berlioz. Non ho alcuna voglia di perdere tempo per andare a sentire della musica che non si deve fare. Oh! Vittoria, Hector, vittoria! Questa è una grande vittoria, Hector. Voi siete un genio. Ve l'avevo detto che siete un genio. È stato un vero trionfo. Ma avete visto, signori, che faccia ha fatto il maestro Cherubini? Sembrava un povero gatto costretto ad annusare la mostarda. Ma poi l'ha mangiata la mostarda. Il successo della Sinfonia Fantastica gli resterà per sempre sullo stomaco. Oh, Habeneck, che carogna che sei. Li hai fatti tremare, eh? Nell'ultima parte, nel sabba delle streghe. François, dovete leggere il Faust di Goethe. È fantastico. L'opera è geniale anche per il fatto che ogni parte ha un suo titolo. Il messaggio musicale è espresso anche dalla parola. E questo è meraviglioso. Una cosa del genere la volevo fare anch'io. A luglio ho cominciato a comporre una sinfonia sulla rivoluzione, ma che fine hanno fatto le tre gloriose giornate? Già, poi è arrivato questo bottegaio dalla testa a pera. Questo Luigi Filippo. Sotto il suo regno l'unica cosa che ha potere è il denaro. Grazie, amico. Grazie. Però quella sinfonia dovreste terminarla, François. Ah, no, non mi sento ancora pronto. Sto studiando Beethoven adesso. Con l'amico Habeneck presenteremo ai parigini tutte le sue sinfonie, senza cambiare una sola nota. Vedrete se lo faremo. Così, bravo, François. Mille maledizioni contro i ciarlatani della musica, che insudiciano le opere eccelse dei maestri immortali. E viva! La musica fa amare di più le cose che si amano. Sì, povero e me, mette a nudo i nostri speranza. Desideri segreti. Oh, la poesia, donna senza pietà, ti strapperò sublime. Dal mio cuore. Altro che la musica. Dal cuore. Andate in Italia per 2 anni con una borsa di studio. Sì, avete ragione, François. Esperienza nuova per l'artista. Nuova ispirazione. Nuove idee. Prego. Secondo il nostro maestro Conte Saint-Simon, la classe industriale è la classe basilare, quella che nutre e sostiene la società. Perciò, la guida della società deve essere affidata solo e soltanto a chi produce. Il governare, quindi, riguarda esclusivamente la sfera economica e deve seguire criteri scientifici.
Verrà sicuramente presto l'epoca in cui l'umanità intera dovrà smetterla con lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Bisogna unirsi, amici, e sfruttare tutti insieme la natura. Quello che ha parlato per primo è il capo. Il secondo è Padre Enfantin, una persona meravigliosa. Ha una capacità magica di parlare. Vedrete, François, starete bene tra di noi. Secondo i seguaci di Saint-Simon, nella nuova società gli artisti avranno un ruolo importante. Largo, attenzione. Quanti ne moriranno ancora? È terribile. Cos'è quel manifesto? Andiamo a vedere. È il violinista del diavolo. Dicono che abbia venduto l'anima a Satana. E quando gli è morta l'amante, con le sue budella, ha intrecciato le corde del violino. Davvero? Anche adesso, nel bel mezzo del colera, do un concerto. Paganini, un'orchestra intera, un mondo intero.